per chiedervi in un minuto di sintetizzare alla stampa l'intervento che avete preparato. Inizierei dall'Accademia delle Arti Santa Giulia, che vedo rappresentata dal professor Susa. Grazie. Noi ci siamo uniti con grande entusiasmo alla proposta fattaci dal direttore del dottor Rossini e abbiamo semplicemente identificato un luogo, diciamo, secondo noi suggestivo, che è la sede della Fondazione Civiltà Bresciana. E lì siamo ospitati dagli amici della Fondazione Civiltà Bresciana e lì metteremo in mostra, diciamo, una cinquantina di fotografie di nostri studenti che chiaramente visti i tempi stretti, diciamo, con cui siamo costretti a muoverci, non sono ovviamente delle fotografie che sono state prodotte specificamente per l'iniziativa, ma che sono state comunque selezionate in relazione al tema generale People, no? Di Brescia Photo Festival 2017, e che sono state prodotte nelle, diciamo, nelle varie scuole della nostra accademia in diversi corsi, cioè, ovviamente ci sono dei corsi di fotografia e quindi specificamente, ma anche poi ci sono dei corsi che utilizzano la fotografia come strumento, no? Come nel caso, non so, della scenografia, della pittura o di altre discipline. E crediamo, insomma, che possa essere un'esposizione interessante anche per capire come la fotografia può essere utilizzata didatticamente. Grazie. Vedo che Chiara Rosconi a Palazzo Gallery, così. Buongiorno a tutti. Innanzitutto volevo ringraziare Brescia Photo Festival per averci dato questa opportunità di includere nella nostra programmazione, con una programmazione che si fa in due anni, molto velocemente, ma siamo estremamente felici per questo, Jason Smith. Jason Smith è un fotografo americano di New York che ha, ha dato vita a questo importante progetto che è quello di ritrarre gli artisti più significativi, più importanti del nostro secolo. Quindi partendo da generazioni, ha iniziato circa 20 anni fa, per arrivare alle generazioni contemporanee. E per quasi tutti gli artisti è uno statement importante quello di far parte della sua raccolta. Jason lavora anche con riviste di moda, perché la moda è un altro dei settori in cui lavora, e l'architettura. Quindi le sue principali mostre sono state a MoCA di Los Angeles, giusto, però Moretto Cavour, ma va bene, potremmo anche pensare a Gervaise e alla Marco Reyes Collection di Miami, che è una collezione, un'importante collezione di Miami, Harmer Museum sempre di Los Angeles, e una selezione alla Tate di Londra. Noi abbiamo deciso di includere 23 artisti e quindi vi aspettiamo tutti il 9 di marzo. Jason sarà con noi, è incluso anche nei dialoghi fatti a Santa Giulia. Quindi vi aspettiamo per ascoltare quello che va a raccontarci, perché il suo punto di vista è proprio quello non solo di entrare negli artisti, ma entrare in quella che è la loro mitologia e metodologia, per quindi capire proprio come gli artisti arrivano, il momento in cui iniziano la loro pratica. Grazie. L'Associazione Artisti Bresciani, Presidente Santina. L'Associazione Artisti Bresciani quest'anno inaugura la sua 17ª edizione di Giovani Presenze nella Ricerca Artistica a Brescia e per 4 anni, da 17 al 20,
l'Associazione Artisti Bresciani ha stipulato un accordo con le Accademie Lama e Santa Giulia, per cui è in collaborazione con queste accademie. Quest'anno la collaborazione è con gli studenti della Lama e la mostra si intitola Lo sguardo oltre, sostanzialmente alle 16 studentesse e ai 4 studenti della Lava si è chiesto di interpretare il cambiamento nelle loro varie forme, quindi la fotografia che va oltre quello che appare per quanto riguarda i cambiamenti nei costumi, nell'ambiente, nella vita, nei rapporti, nella tecnologia. Saranno quindi fotografie e installazioni che alla AB saranno inaugurate l'11 marzo in mostra fino al 2 di aprile. Ci sarà anche un catalogo prodotto ovviamente dall'Associazione Artisti Bresciani. Grazie.